La Garfagnana all'avanguardia per il recupero e la tutela di varietà erbacee e frutticole locali. La fortezza di Montalfonso di Castelnuovo ha ospitato la presentazione dei risultati finali dei progetti locali attivati dall'Unione dei Comuni. Già dal 1997 l'ex comunità montana ha operato molto attivamente nel proprio territorio per il recupero di numerose varietà ortive, cerealicole e frutticole della Garfagnana. In Garfagnana abbiamo iniziato a parlare di biodiversità da oltre 20 anni, non solo quindi in questo anno che con l'Expo è diventata argomento quotidiano. Oggi un ulteriore riconoscimento per il nostro territorio, la Garfagnana come modello per la salvaguardia della biodiversità attraverso l'Unione dei Comuni e il suo centro di salvaguardia che è il vivaio forestale della Piana. Con la sezione locale della Banca regionale del germoplasma, presso il centro vivaistico La Piana di Camporgiano, l'ente provvede alla conservazione di semi e piante madri e attraverso i coltivatori custodi alla ridiffusione sul territorio delle antiche varietà. Grazie alla collaborazione con l'Università di Pisa sono state caratterizzate 7 varietà erbacee: Gran Turco Maggese, Grano Marzuolo, Cavolo Nero di Trasillico, Fagiolo del Guston, Fagiola Scritta, Fagiolo Occhiello Chiaro e Fagiolo Pievarino e 12 fruttiferi, 9 meli e 3 peri. Quello dell'agricoltura e della ricerca, ha sottolineato l'assessore regionale Marco Remaschi, può essere un importante settore per tanti giovani. Beh, noi stiamo prestando grande attenzione ai giovani, tant'è che nella nuova programmazione comunitaria chiuderemo la prossima settimana questo bando per i giovani. Le domande sono tantissime, vuol dire che vogliamo favorire il ricambio generazionale, abbiamo bisogno di giovani, di ricerca, di innovazione e di prospettive per il futuro. Sono convinto che possiamo andare avanti e siamo sulla buona strada.